Ascolta ragazzi, oggi recensiamo insieme un prodottino acquistato da Lidl, della linea di CN, Vitamin Glow Power Booster. È un booster con acido ialuronico e camu camu, è un pack da 15 ml, esattamente questo qui, con un PAO di 12 mesi dall'apertura, tra le indicazioni, è prodotto sempre da Cosmolux. Nelle indicazioni del pack esterno è indicato che questo booster contribuisce a mantenere la pelle idratata, proteggere la pelle grazie alle vitamine in esso contenute, rinfrescare e rivitalizzare la pelle. Tonifica e rassoda. Dice di capovolgere il contenitore, premere sul fondo, applicare il booster direttamente sulla pelle del viso, detersa prima della crema giorno, Wake Up Skin Cream, che è la loro crema giorno che io non ho acquistato perché contiene il silicone, e prima della maschera, Notte Sleep Well Jelly Mask, della stessa linea, che è quella non ho acquistato perché non avevo un inci che mi scofagiolava, passatemi il termine sfagiolava, tollerabilità cutanea dermatologicamente testata. Allora, costa 4,99 per 15 ml, come vi ho detto prima. Il pack interno è questo, praticamente va a capo, io lo agito ma non so se serve agitarlo, non credo. Vabbè, lo agitiamo, poi qua sotto, qui dietro, c'è un push, diciamo, voi spingete ed esce un bel po' di prodotto, quindi attenzione, fate solo un piccolissimo push se volete fare uscire una goccia, perché se tenete spinto fate come me e ne esce un quintale e mezzo. Adesso ve lo faccio vedere, dato me lo metto sulle mani, c'è anche un tappo con una chiusura un po' strana, avrò beccato, no, forse va avvitato, sì, va avvitato. E vedete, è molto liquido, acquoso, ha la consistenza tipica del booster. Praticamente mi sono tenuta anche degli appunti per quanto riguarda il booster e le, adesso ve lo, è inodore. Il booster, praticamente, solitamente la differenza tra il booster e il siero è che il booster viene utilizzato anche per piccoli periodi per fare una cura d'urto alla pelle, proprio dall'inglese to boost, che significa aumentare, amplificare, ampliare, potenziare. Solitamente all'interno dei booster ci sono delle sostanze che aiutano contro l'ossidazione o delle vitamine, degli antiossidanti, degli attivi detox, oppure ci può essere anche l'acido ialuronico come nel nostro caso, e il booster rimane più in superficie rispetto a un siero. La differenza principale è quello: il booster agisce più in modo superficiale della pelle, mentre il siero penetra di più. Non pensate però che uno possa essere meglio dell'altro, nel senso che non perché rimane in superficie debba essere meno prezioso, anzi tutto quello che succede in superficie poi si ripercuote negli strati più profondi della pelle, quindi ottimo. Il siero invece di solito viene utilizzato con una funzione ben precisa per combattere, non so, le rughe, mi ero fatta degli appunti perché sì, contro l'invecchiamento, le discromie, le pigmentazioni, i cedimenti della pelle, agisce praticamente più in profondità. Si possono usare il booster e il siero insieme? Assolutamente sì. Diciamo che l'ideale sarebbe detergere il viso, poi dare il booster, poi dare il siero, la crema e eventualmente dopo, se volete, dare il solare o la maschera notte a seconda di che momento della giornata è. Quindi questi booster servono praticamente più che altro, hanno una consistenza, mentre il siero magari è più pastoso, più gelatinoso, più cremoso, il booster solitamente è una soluzione molto acquosa e molto concentrata, quindi molto liquida. Esistono comunque dei booster anche in olio, e cioè non solo in base acquosa ma anche in versione oleosa, più che in olio, proprio una versione con degli oli. Ho perso il filo di quello che stavo dicendo. Esistono anche dei sieri booster, quindi booster, sieri booster, varie, insomma c'è un mondo da scoprire. Mi sono segnata anche alcuni brand che fanno anche booster, abbastanza i più famosi. C'è per esempio Biotherm, Consumatolino, Galenic, Dr. Jart, Vichy, il famosissimo Mirana 89, Pura Vida Bio, Lierac, Rugis, Dimossa, ce ne sono veramente, veramente tanti. Quindi andiamo ad analizzare insieme l'inci.
Allora, innanzitutto vi dico che io non ho, avete visto quanto ne ho messo, lascio una pelle abbastanza morbida, è inodore e assolutamente non appiccica. Io l'ho dato adesso nel dorso delle mani, poi dopo andrò a applicare la crema mani. Vedete, non è oleoso, non è, illumina un pochettino la pelle, vedete, l'ho dato su tutte e due, illumina la pelle ma non dà l'effetto unto, ecco, diciamo così, un effetto un pochettino glow, ma non un effetto unto. Comunque calcolate che dopo sopra ci dovete dare gli altri step. Vi ricordo che se fate pulite il viso, date il booster, il siero, la crema e poi tutti gli altri passaggi, ok. Se invece non date il siero, potete anche pensare, se non vi va di fare tutti questi step, di aggiungere il booster direttamente alla crema. Comunque andiamo con l'inci che mi sono scritta qua. Contiene l'acqua, la glicerina, ormai ne abbiamo parlato, riparlato, è un umettante, in questo caso può essere un conservante, un umettante, comunque che aiuta per rendere la pelle più morbida. Poi c'è il sodium ascorbilfosfate. Allora, il sodium ascorbilfosfate è una vitamina C che è più stabile e idrosolubile. Viene utilizzato soprattutto in tutte quelle emulsioni che sono più acquose, difficilmente le trovate nei gel densi o nelle creme, più che altro nei booster o in tutte quelle soluzioni abbastanza appunto leggere. Penetra meno dell'ascorbil palmitato e adatto anche per trattare le macchie superficiali e per trattare il colorito spento. Io qui mi sono segnata, ma non ve li sto a dire, tanto penso che vi interessi relativamente le concentrazioni che potete trovare a seconda se viene usato come antiossidante per combattere l'ossidazione degli oli essenziali, come anti-age, come antiossidante protettivo per esempio nei solari e trattamenti preventivi e illuminanti. Poi, a parte il sodio ascorbilfosfate, troviamo anche l'ascorbil glucoside, che ha le stesse caratteristiche dell'acido ascorbico, però è un pochettino meno potente. Però devo dire che questo, l'ascorbil glucoside, nonostante sia, come vi ho appena detto, meno potente, ha la caratteristica di essere però un tipo di derivato della vitamina C che è più. Come posso dire, è più resistente all'ossidazione. Ha anche delle buone capacità schiarenti, quindi se lo comprate non per illuminare ma o per non illuminare, non per, o per, preveni, per illuminare o per prevenire le macchie, ma avete proprio anche le macchie in atto, aiuta anche a schiarirle ed è abbastanza costoso come ingrediente, tra l'altro. Poi all'interno troviamo, prima di andare avanti con l'inci, premetto: queste sono le caratteristiche di questi due derivati della vitamina C, se ben conservati, se hanno un pH giusto. Per quello, anche nelle storie di Instagram vi ho detto questo prodotto sì o no, dipende appunto da tanti fattori, dal pH della formula, da come se ci sono all'interno della formula altri derivati, cioè altri derivati, scusate, altri ingredienti tipo antiossidanti che aiutano al mantenimento della stabilità della vitamina C, dipende se c'è all'interno del booster un acido ascorbico o derivati, da come viene conservato, dal pack. Ci sono tante caratteristiche da tenere conto per capire se un prodotto è valido o no dal punto di vista dell'azione che ha la vitamina C sulla pelle. Ho fatto un video che vi ho messo nella home page del mio canale, nella playlist Inci, tutto dedicato alla vitamina C. Quindi andate a vedere quel video se volete capire se è un prodotto che vale la pena acquistare o no. Io qui vi sto leggendo solo le caratteristiche per il modo che voi possiate decidere da sole se è un prodotto che può fare per voi o no. Alcune volte, ragazzi, mi scrivete su Instagram, in privato, in commenti, lo compro, non lo compro, cosa dici? Io vi do la mia recensione. Poi sta a voi capire se è un prodotto che può fare il caso vostro o no. Mi dispiace anche di fare video relativamente molto lunghi quando facciamo l'analisi dell'inci, ha avuto anche alcune critiche in merito a questa cosa, però ragazze, se vogliamo analizzare l'inci in un certo modo e non limitarmi a dire fa schifo, è buono o non è buono, compratelo o non compratelo, che non sta a me a dirvelo.
deciderete poi da sole, dopo che avete tutte le informazioni del caso, valuterete e deciderete da sole, perché la testa per pensare ce l'avete, siamo esseri pensanti e decidiamo ognuno con la propria testa. Quindi per lui i video sono lunghi, se non vi piace questa tipologia di video potete non guardarli, cioè non è che vi dovete guardarlo per forza, cioè se vi interessa, quindi informatevi bene. Poi vabbè, poi qui c'è il pantenolo, ne abbiamo già parlato e riparlato, poi c'è l'idroxetilcellulose, che praticamente viene utilizzato nella formula, credo che in questo caso sia usato per addensare la formula, comunque è un polimero. Poi c'è la Mirchiaria dubia fruit juice, che praticamente è un estratto di un arbusto che può arrivare fino anche agli 8 metri di altezza, che praticamente viene conosciuto come camu camu. Infatti nella confezione qui vedete c'è scritto with, cioè con camu camu juice, che è una pianta che dai suoi frutti, credo che faccia il frutto, ma non ne sono sicura. Penso di sì, non credo che sia nella foglia, anzi sinceramente non è che non credo, non lo so, se devo essere sincera, comunque che sia dalla pianta, che sia dal frutto, che sia da dove non lo so, è ricco di vitamina C questa pianta, quindi l'hanno messa qui anche pure lei. Poi c'è il sodio ialuronate, che è la il sale sodico dell'acido ialuronico, cioè la formula con le bolcolone grandi che rimangono in superficie, quindi avete visto che abbiamo spiegato prima che i booster di solito rimangono in superficie, quindi benissimo che ci sia l'acido ialuronico in questa forma. Poi c'è il caprilil glicol, che anche di questo ne abbiamo parlato e riparlato, anche del propilene glicol, sono glicoli, bla bla bla, non mi sto a ripetere perché sennò non ne potete proprio più. Poi c'è il gliceril caprilate, che praticamente è un idratante, e serve più che altro in questo caso più che per idratare, secondo me l'hanno utilizzato per stabilizzare l'emulsione. Comunque è un estere naturale di origine vegetale e acido caprilico. Poi c'è il tetrasodium EDTH, che è un agente chelante. Io qui credo che questo è bollino rosso, almeno per me è bollino rosso, nel senso io cerco di comprare sempre cose che non contengono il tetrasodium EDTH. Naturalmente ha il suo utilizzo, il suo fine, e ci sta all'interno della formula, però credo che qui m'azzardo dire una cosa che non so se sia del tutto corretta, ma secondo me l'hanno fatto per questo. Al di là della funzione in sé dell'agente chelante, qui viene messo anche perché l'ascorbil glucoside è meglio stabilizzato se nella formula ci sono degli antiossidanti, ma anche degli agenti chelanti, quindi può essere che sia anche per quello. Poi c'è l'acido citrico, e qui vorrei aprire una parentesi. A una ragazza su Instagram è stato chiesto: che cosa ne pensi di questo prodotto, lo comprerai o non lo comprerai? Lei ha risposto: no, non lo comprerò, perché alla fine la parte di vitamina C attiva, passatemi il termine, non la trovo dermocompatibile, cioè non la trovo biodisponibile e stabile, e su questo potrei anche essere d'accordo con lei, perché nella formula alla fine che funziona ci potrebbe essere solo l'acido citrico, che però è troppo basso nell'inci. Allora, no, l'acido citrico solitamente viene utilizzato, è un acido vero e proprio, e solitamente viene utilizzato soprattutto quando si trova a questi livelli dell'inci come correttore del pH, quindi attenti a quello che diciamo. Io noto, scusate, adesso non è il caso di questa ragazza assolutamente, però in generale volevo fare un discorso un po' generico, si tenta a guardare tanto persone, influencer, che non hanno una formazione di nessun tipo e che sparano cagate all'inverosimile, scusatemi, però non che una persona formata sia migliore di un'altra formata, perché sappiamo benissimo che ci sono anche dei medici che sparano delle cagate assurde, e anche degli informatori, e anche dei anche dermatologi. Mi è capitato di avere una cura da un dermatologo che non funziona e avere una cura da un estetista che mi dà dei risultati invece miracolosi a lungo termine, quindi anche lì non si mettono d'accordo neanche tra loro i dermatologi, figuriamoci se ci possiamo mettere d'accordo noi influencer, no. Però
proprio, adesso, al di là della skin care, ho notato che le persone che hanno maggiori visualizzazioni sono quelle che sparano a raffica delle cagate assurde, scusatemi il termine, e cioè non sanno proprio di che cosa parlano, oppure che fanno video demenziali, cavolate varie. Scusate un attimo. E niente, mi sembra che YouTube, cioè il pubblico di YouTube stia proprio di suo portando in alto persone che, cioè, più fai video interessanti e utili, meno ti considerano. Ecco, questo era il mio sfogo. Vabbè, parte, chiusa parentesi. Poi, vabbè, l'acido citrico, correttore del pH, sodio benzoato e potassio sorbate, ne parliamo, ne riparliamo, sono due conservanti che troviamo sempre anche nei cosmetici bio che vi recensisco. E quindi questo è tutto. Quindi mi è stato chiesto se preferivo la vitamin Glow C and Booster o vitamina C Siero, ovvero il bifasico, sapete che va agitato e che vi ho già recensito nei video precedenti. Se non l'avete visto il video, andate alla home page del mio canale nella playlist Inci Beauty Lidl e trovate la recensione anche del Siero, sempre di questa linea. Io preferisco il siero dovendo scegliere, vi dico il perché, non perché un prodotto sia meglio dell'altro, mi è stato scritto anche sotto un video da una ragazza che tra l'altro mi ha chiesto, dopo aver mandato quel video lì a distanza di tempo, se le recensivo questo, quindi io questo l'ho recensito più che altro per Rossella perché me l'ha chiesto, è una mia carissima amica, l'ho fatto con piacere, così lo faccio contente anche il resto del pubblico, però in precedenza mi aveva scritto per esempio, comunque sono pubblici, nessun commento educato viene cancellato. E neanche se negativo, basta che sia costruttivo e come vi ho già ribadisco, educato. Mi aveva scritto, quindi quello è stato, diciamo, educato, quindi l'ho lasciato lì. Mi è stato scritto: no, sbagli, è meglio questo. Cioè, non è che io ho ragione, tu hai torto, tu hai ragione, cioè io ho ragione, tu hai torto, tu hai ragione, ho torto io, ho torto tu. Cioè, non è questione di chi vuole avere ragione. Dico solo che dal punto di vista di come vedo io la skin care e dal punto di vista delle conoscenze che ho, perché mi piace informarmi, studiare, leggere, vi dico che io preferisco l'altro, ma per un semplice motivo, non perché qui dietro ci sia una vitamina più stabile o ci sia una vitamina migliore dell'altra o che la pelle l'assorbisca in modo migliore. Preferisco l'altro perché, dando per scontato che secondo me la vitamina che c'è qui dentro non serve una cipaliqua, cipalippa, proprio, ve lo dico proprio sinceramente, mi avete chiesto il mio parere adesso che voi potete scegliere con la vostra testa, adesso ve lo dico io il mio parere. Secondo me la vitamina che c'è qui dentro non serve una cipalippa, come va detta. E quindi se devo scegliere tra i due, scelgo l'altro perché all'interno c'ha tantissimi estrattini carini, anche in olio, che magari la vitamina C non fa qualcosa, ma quegli altri possono avere diciamo, funzione. Quindi tra i due cercherei di prendere l'altro. Questo boh, adesso vedrò come utilizzarlo. Comunque contiene comunque il pantenolo, la glicerina, insomma, magari sul corpo lo potrei anche utilizzare. Sul viso no, perché sapete che io faccio la normalizzazione visiologica di Bisol e se cercate una vitamina stabile e che venga assorbita dalla pelle, buttatevi a capofitto in quella di Bisol Cosmetici Naturali perché lì al 100% di garanzia che il prodotto funzioni. Non è un prodotto low cost come questo, assolutamente, anzi direi che costa un'esagerazione di più, però piuttosto che buttare soldi inutili, per i prodotti inutili, ok. Quindi vi ho detto la mia, detto che se perché non mi sbilancio, dimmi che cosa ne pensi, non compratelo. Ecco, se vi devo dire la mia per come vedo io la skin care e come ho per le conoscenze, tra virgolette, passatemi conoscenze, che ho. Vi volevo dire, comunque, vi ricordo, come vi ho detto nel video precedente, che la vitamina C è fotostabile, ma non è, cioè non è fotostabile, ma allora, no, torniamo indietro, non voglio entrarmi in un discorso che dopo diventa un video troppo lungo. Volevo dirvi solo che la vitamina C è un prodotto non è fotostabile, in quanto abbiamo visto che si ossida alla luce, e non è un prodotto fotosensibilizzante. Tendo a ribadirlo perché si sentono pareri contrastanti. La realtà è che è un prodotto che all'aria si ossida.
Quindi fotostabile, scusatemi, fotosensibile, mi sono spiegata male io, la vitamina C è fotosensibile, quindi si ossida alla luce e si ossida sulla nostra pelle al posto della nostra pelle, quindi è indicata proprio da usare in estate con o senza il solare, se date al sole, senza il solare. Però è un prodotto che non è fotosensibilizzante, quindi se vi esponete al sole con questa, a me la pelle non vi si macchia, non avete ustioni, non avete problemi. Attenzione però agli oli essenziali, questo l'altra volta non mi sono dimenticata di dirvelo, quindi ve lo dico in questo video. Mi sono segnata alcuni oli essenziali che sono prodotti o non solo essenziali, tipo l'acido glicolico è fotosensibilizzante, però a parte di quello, per esempio, l'olio essenziale di, adesso vi faccio un elenco di oli essenziali e anche un latte estratto da una pianta che possono dare problemi di macchiare la pelle, quindi fotosensibilizzanti. Per esempio, il latte spremuto, ricavato dalla foglia dei frutti dell'albero di fico, quindi attenzione se fate dei paciocchi per l'abbronzatura o creme dopo sole perché è pericoloso. Pre o dopo sole, il prezzemolo, l'iperico, l'angelica e poi l'olio essenziale di arancia, l'olio essenziale di anice stellato, limone, polpemmo e bello bergamotto. Questi sono quelli che mi ricordo e di cui ne sono sicura al 100%. Poi su altre cose dovrei sinceramente guardarci. Quindi attenzione all'uso degli oli essenziali. Io a breve farò un corso sugli oli essenziali. E quindi se vi interessa scrivetemelo qua sotto che possiamo fare un video relativamente più breve possibile perché anche qui 21 minuti auguri, però volevo darvi altre, vi ho dato le informazioni su questo prodotto, vi ho dato le informazioni sui sieri, sui booster e sulla fotosensibilità che può dare questi oli essenziali, quindi abbiamo parlato un po' di tante cose. Se vi interessa, scrivetelo qua sotto che quando avrò fatto questo corso poi vi faccio sapere. Quindi se il video vi è piaciuto, scusate se è stato lungo perché un po' mi sono dilungata anch'io in chiacchiere e sfoghi personali. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i futuri video. Lasciate un commento, un like, sapete mi fa tanto piacere. Se volete comunicare con me, comunque potete farlo qua sotto nei commenti o nella box informazioni c'era anche la mia mail. Oppure seguitemi, iscrivermi in direct su Instagram. Io ragazze vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao a tutte!